Come si usa il burro di cacao? Questo è burro di cacao grezzo che ora ho pesato, sono 100 grammi. Vado a tritare in pezzetti un pochino più piccoli e poi lo andiamo a sciogliere a bagnomaria in un pentolino di coccio in modo da poterlo poi utilizzare nelle nostre ricette, perché se lo mettiamo così non si amalgama bene, quindi conviene sempre scioglierlo. Il burro di cacao lo potete utilizzare per molte ricette, ma anche per preparare creme oppure un burro cacao fatto in casa. O anche un burro vegetale insieme all'olio d'oliva. Però prima di tutto va fatto sciogliere. Il burro di cacao grezzo è concesso anche a chi è allergico al nichel, quindi lo potete utilizzare se siete allergici. Riempiamo un pentolino con l'acqua, facendo attenzione che non sia troppo alta, perché sennò quando inizia a bollire poi entra dentro il pentolino di coccio. Qui portiamo sul fuoco e facciamo sciogliere il nostro burro di cacao. Ed ecco pronto il nostro burro di cacao che si è sciolto. Ora è pronto per essere usato da solo, oppure si possono aggiungere altri oli per fare un burro vegetale più completo, una margarina, oppure per fare qualche preparazione di detersivo, di crema viso, burro cacao o altro. Per usarlo per le ricette dolci, invece, adesso lo lasciamo raffreddare. Vi ho mostrato come si prepara il burro di cacao per usarlo nelle ricette. Questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale, ci vediamo alla prossima. Ciao!